Livio. Buongiorno. Buongiorno a te. La gente chiede suppo, 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 suppo ogni tre commenti e quindi suppo. Cioè, che cazzo posso fare io? Ascolta. Ringrazio quelli che chiedono di sentirmi. È il giorno dopo la pubblicazione del mio ultimo video. Tu l'hai visto? Certo. Commento sul video più che altro la questione Michelin perché a me fa morire dal ridere. C'è stato il diktat e quindi voglio sapere cosa ne pensi e a me fa ridere perché adesso noi avremo 19 weekend di gente che cerca di schivare l'argomento gomme, ma cioè è una barza. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Cliccate su nordvpn.com/talkinghelmet e riceverete uno sconto esclusivo sui piani biennali con inclusi 4 mesi gratis. Rischiate zero perché Nord vi dà sempre 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Provatelo, grazie Nord. Allora, cerchiamo di inquadrare il problema. È chiaro che un'azienda che investe milioni di euro per le competizioni lo fa per crearsi un'immagine positiva e quindi le critiche che a volte vengono fatte a ragione, a volte vengono fatte come scusa, perché purtroppo è sempre stato così, non adesso, da sempre, non fanno bene. Il rischio è che qualche grande capo dica se dobbiamo spendere milioni di euro per farci infamare. Non facciamo più la GP e ovviamente questo sarebbe comunque un problema. Forse tutto questo è un po' figlio del fatto che rispetto alla Formula 1, con uno sport molto più strutturato, dove i piloti sono molto più preparati alla gestione delle domande difficili, qui un po' più siamo il mondo della MotoGP è un po' più ruspante e quindi a volte i piloti in effetti scappano delle cose che non sono così belle da sentir dire in un mondo di political correct. Poi è chiaro che gli appassionati di moto gli piacerebbe, cioè, adorano i piloti alla Carl Crutchlow che ogni tanto ne sparava di bombe pazzesche, ma io che per esempio ero in Honda quando Carl ogni tanto sparava sulla Honda mi rendevo conto, cioè sono stato da quell'altra parte, no? Dove devi in qualche modo far capire a questi ragazzi che guadagnano un sacco di soldi grazie a quell'azienda e sparare addosso a quell'azienda non è proprio così professionale. E E secondo me non si tratta di political correct, è proprio giusto. ne ha sparate Cal, tra l'altro. Ma non è mica l'unico, eh. Se tu pensi a quanti milioni di euro sta guadagnando Fabio dalla Yamaha e come parla della Yamaha. Quindi diciamo che in generale sti ragazzi dovrebbero ogni tanto essere un po' più attenti e dire le cose, basterebbe dirle in maniera meno aggressiva, diciamo così. Poi è chiaro che pensare che sia impossibile far dire a un pilota che la gomma che ha avuto quella volta lì non andava bene, la vedo dura. Quindi è sempre difficile trovare una giusta via di mezzo fra non essere falsi e dire è andato tutto benissimo, sono stato scemo io. Che per Michelin sarebbe perfetto, dire ho perso il mondiale per colpa di una gomma, che peraltro non è vero, cosa che è successo lo scorso anno, nel senso che Martin il mondiale non l'ha perso solo perché in Qatar ha avuto una gomma che ha funzionato meno bene del solito. E questo era anche il punto del video, infatti, perché comunque quello non è giustissima come. Non è giustissima perché comunque una gomma, hanno fatto un calcolo, io ho fatto un calcolo, poniamo che la gomma fosse quella di Pecco che il giorno prima prese 13.000 giro, Pecco non perse la testa, mantenne la calma e prese 3 secondi al giro, scusatemi, 13.000 giro che percentualmente su un giro di quasi 2 minuti è pochissimo, e quindi comunque salvò la situazione. Se vi ricordate quella gara, Jorge, dopo un po', a parte che partì male e quindi si imbufalì vedendo Pecco andare via, capibilissimo. E di lì in poi ha iniziato a guidare nervosissimo. Vi ricordate, scuoteva la testa come un bufalo, insomma, e quando guidano così, altro che 3 decimi. Quindi sta anche nei piloti riuscire a gestire al meglio una situazione non ottimale. Pedro, io voglio sapere cosa pensi di Pedro. Alcuni, la prestazione di Pedro, alcuni hanno detto sì, ma non ha vinto. Marquez ha vinto,
altri no, Biagi, non all'esordio. Biagi ha vinto all'esordio in 500, c'era due anni in pista, altre quindi anche legittime critiche, legittime. Uno che ha fatto nono non è tutta sta ci sta tutto. Io non la penso assolutamente in quel modo, però è legittimo anche pensare il contrario, quindi voglio sapere la tua. Allora, io parto, anziché dalla prestazione, da un'altra cosa. E grazie a Dio, finalmente, ci ricolleghiamo al discorso di prima, c'è di nuovo un pilota che ha una capacità di comunicazione pazzesca. Nelle interviste è bravissimo, parla un italiano peraltro ottimo, come quasi tutti gli spagnoli, ha un modo di fare simpatico quando fa quella quando fa vedere che non riusciva a pigliare l'abbassatore piuttosto che il paragone del sorpasso di a Marquez, che l'ha paragonato a perdere la verginità. È una roba fighissima, poi alla fine fai un pasticcio. Sono quei colpi di genio che mi ricordano quelli che va Valentino. Io ricordo sempre Valentino quando lasciò la Honda per la Yamaha. Paolo Beltrami in un'intervista gli disse: ma questa moto di cui hai sempre detto che era la tua fidanzata, eri innamorato e tutto, però la lasci. E lui gli disse: non vado d'accordo con i genitori. E questo era Valentino. Cioè, se Valentino è diventato quello che è diventato, non è che andava fortissimo in moto, ma aveva una capacità di comunicare incredibile. E quello è un dono di natura. E mi sembra che Pietro ce l'abbia, quindi questo secondo me è una cosa importantissima. E poi a livello di guida, cosa puoi dire a un ragazzo che io ho vissuto l'esordio nel mondiale di Marc. Marc nel 2013 il venerdì faceva fatica, sabato un po' meno, la domenica andava forte. Nel frattempo si buttava per terra ogni 3x2, in prova soprattutto, perché cercava il limite. Mi sembra che Pedro stia seguendo quella strada, cioè gli sbarrioni, quella slide che ha fatto in curva 1 nelle prove, vuol dire che lui sta cercando il limite per andare forte. L'unico modo per farlo è quello, soprattutto quando sei nuovo di una categoria. Solitamente nel primo anno cadono di più, poi imparano a capire il limite e vanno forte cadendo di meno. Direi che Pedro è sulla buona strada di far tutto molto bene. D'altronde è un pilota che ha una carriera fino ad oggi irreprensibile, ha vinto il mondiale della Moto3 all'esordio, cosa non facile per nulla. Ha già vinto delle gare in Moto2 all'esordio, nonostante a metà stagione si sia fatto male in allenamento, male perché, se ricordo bene, si ruppe un femore, giusto? Corretto. E ha dominato, cosa che non succedeva da anni, al secondo anno. Quindi io dico sempre che di piloti che vanno forti in Moto3 ce ne sono tanti, la maggior parte si perdono, perché in Moto3 basta il talento. Crescendo il talento non basta più, devono avere spirito di sacrificio, devono avere capacità di autocritica, devono non vivere sugli allori di quello che hanno fatto da piccoli. E gli esempi di gente che ha vinto il mondiale, ne ha fatto uno su tutti, Danny Kent. Io sfido chiunque a ricordarsi Danny Kent, cioè no, a sapere cosa fa adesso Danny Kent. Kent ha vinto un mondiale Moto3 mica 100 anni fa. Scusami, aggiungo solo una cosa, perché alla fine ho parlato di Pedro in generale, non della gara. Nella gara lui secondo me ha fatto benissimo, che poi quello che ha detto, ha conscio secondo me, anzi sicuro, del fatto che le gomme non l'avrebbero retto fino alla fine, ma dire sto il più possibile davanti con gli altri, che sono quelli che vanno forte per davvero, perché almeno gli rubo dei segreti, piuttosto che sto un po' più indietro e guido per i fatti miei, perché non miglioro. E quindi secondo me è sinonimo anche di intelligenza questo. Assolutamente, la dice lunghissima sulla mentalità. Sì. Bello Pedro, bellissimo Pedro, io adoro Pedro. Sai che non si era capito che ti piace Pedro. Passiamo all'argomento principale, che è il mercato. Io sinceramente, più penso al mercato... Ah, scusami, aspetta. Vai. Ultima su Pedro. Vai. Anche a me Pedro piace da sempre. Nel 22, quando io ero in Suzuki, a Austin, quando quindi non sapevo ancora che ci avrebbero cacciati a casa, incontrai il suo manager, Albert Valera, e gli chiesi se per il 24, direi, perché lui era in 106, insomma, se era possibile iniziare a fare un'opzione per il futuro di Pedro. Lui mi ringraziò e mi disse: guarda Pedro,
un accordo con KTM, se KTM nei prossimi anni ha una moto che dà top, non mi ricordo più cosa, e lui ha il contratto con KTM, per cui il contratto era studiato bene, Albert Valera era molto bravo, quindi dice, io ho in mano un fenomeno, KTM lo sta aiutando, se KTM cresce anche in MotoGP, lui rimane in KTM, se KTM avesse continuato a fare dei disastri, lui si sarebbe liberato. Quindi, per dirti, anche comunque è ben gestito ed è anche riconoscente a un'azienda che all'inizio l'ha aiutato molto. Quindi anche queste sono cose, secondo me, importanti, soprattutto nel lungo della carriera. Bella questa e precisa, che ci porta all'argomento principale del video, che è il mercato. Ok. Io più penso al mercato in ottica del prossimo anno o prossimi due, quello che sia, e meno capisco, giuro, il casco parlante non capisce un cazzo del mercato ad oggi, perché tu adesso la domanda per uno come te, voi i pezzi grossi del paddock, benissimo, spiegami dove cazzo ex, ma c'è l'impronta, rimane, dove va Quartararo? Dipende da cosa cerca. Cerca di diventare ancora più ricco di quello che è, rimane in Yamaha. Se cerca di tornare a vincere delle gare, va probabilmente in Aprilia. In Aprilia salta chi prima? Aleix o Maverick? Secondo me, in tutto questo, il vecchietto vicino alla pensione si fa altri due anni. È probabile che se li faccia. Ha detto da poco che forse ci penso. Quindi è più probabile, secondo me, che il vecchietto si faccia altri due anni in Aprilia piuttosto che Maverick venga riconfermato. E a quel punto, se c'è Quartararo alla porta, chi salta dei due? Allora, ammesso e non concesso che Rivola voglia mantenere Maverick, intendo. Mettiamo che Rivola voglia mantenere entrambi, Maverick e Aleix. Uno per motivo, uno per l'altro, quello che sia. Però arriva Quartararo alla porta e bussa. Chi salta dei due prima? Il vecchietto o Maverick? Secondo me salta Maverick, mio malgrado. È chiaro che il capitano, come lo chiamano loro, è quello a cui Aprilia deve di più, perché ha accettato la sfida Aprilia quando l'Aprilia era veramente una moto molto poco competitiva ed è l'unico ad oggi che ha vinto delle gare, tra se non vado errato. Quando un pilota così ti dice, sai cosa, che avevo detto che mi ritiravo, ma c'ho ancora voglia, io sai che non sono un tifoso di calcio, però la saga di Del Piero con la Juventus o quella di Totti con la Roma l'abbiamo vissuta tutti, ci sono queste icone della squadra che magari se ti dicessero basta sei anche contento, ma se ti dicono che vogliono continuare fai fatica a dirgli di no. Quindi secondo me se Aleix decide di continuare, Aprilia non può mandarlo via, secondo me. Maverick deve assolutamente concretizzare, perché ormai è da un po' che in Aprilia, nello stesso periodo appunto Aleix ha vinto tre gare e lui zero, tutti pensavano che Aleix avesse meno talento di Maverick, quindi quest'anno, ma non quest'anno, la prima metà del campionato è fondamentale per Maverick. Abbiamo parlato di Fabio, ma secondo me alla porta di, qui c'è il cretinetti che abbaia, alla porta della Aprilia c'è anche, cosa c'è? C'è anche Enea che bussa, perché Spider, non capisco cosa vuoi. Dicevo, secondo me c'è anche Enea che potrebbe essere interessata ad andare in Aprilia. Penso che un pilota italiano forte ad Aprilia non dispiacerebbe. La sella della seconda Ducati, perché una è già stata giustamente riconfermata a Pecco, è una sella, un posto ovviamente molto ambito, e quindi io fossi il manager di, io sono sicuro che Carletto Perna, che è molto in gamba, ha già iniziato a parlare anche con Aprilia, quindi non è che c'è solo Fabio che potrebbe andare sull'Aprilia. Benissimo. Tra l'altro Fabio è senza manager e Nia c'ha Carletto, quindi se proprio dovessi scommettere è più facile che ci vada Nia. Ok. Questo è un apprezzamento verso Carlo Pernet, benissimo, un'apertura. Io so che con Carlo abbiamo un rapporto di odio e amore, ma non si può non riconoscere che a fare il suo mestiere è molto bravo. Prossimo soggetto, Jack Miller, pilota che tu hai portato in MotoGP, pilota che adesso si ritrova fra l'incudine e il martello, perché Binder da una parte è già confermato, Pedro dall'altra.
già confermato. Già credo. Confermato, credo, e che se non è confermato, è confermato. Dove va Jack? Jack anche lui, se non si... allora, intanto fare questi discorsi dopo solo una gara è veramente prematuro. Però in generale sia Maverick che Jack sono due piloti che sanno benissimo che prima dell'estate o svoltano o sono molto a rischio. È una discussione fatta perché quei due soggetti in particolare sono l'inevitabile proprio, secondo me. Poi, ma non sono gli unici, perché c'è anche, non so, un Raul Fernandez che sembra l'altro anno qualche cosa di buono stava facendo, ma che ad oggi, rispetto al compagno di squadra, sta facendo molto male. C'è un Oliveira che sembrava molto forte, che quest'anno e da fine dello scorso, insomma, l'altro anno ha avuto tanti infortuni, però comunque sta facendo una gran fatica anche adesso. C'è Morbido da vedere, perché Morbido, che arriva da due anni e mezzo disastrosi, ha avuto anche la sfortuna di questo, da un lato sfortuna, dall'altra fortuna di non farsi male troppo, diciamo così, ma intanto ha saltato tutti i test invernali e ha quindi esordito in pista su una moto che non conosce, andando peraltro neanche troppo male, secondo me, perché il distacco che ha preso nella sprint è praticamente uguale a quello che ha preso nella gara intera, quindi gli è bastato fare una sprint e un weekend di gara per migliorare nettamente il giorno dopo. Poi è chiaro che è ancora distante dalla confidenza che hanno gli altri piloti sulla Ducati, però Morbidi è un altro di quelli che, se non va forte entro quest'estate, sarà a rischio. E che io, a proposito di questo, mi viene in mente, e sono l'ultimo che dovrebbe parlare perché il contratto di Casey Stoner lo firmai a Jerez 2010, cioè inizio campionato per il 2011, però diciamo che quando io avevo negli anni 90, no scusami, negli anni inizio nei 2000, i contratti, tendenzialmente si iniziava a parlare dei contratti dei piloti da Brno in poi, che si era abbondantemente già dopo fine stagione, le stagioni erano più corte, c'erano 16 gare, perché proprio perché sia per i piloti che per le squadre era giusto ed era meglio aspettare più tempo, cioè tutte le scelte che tu fai all'inizio della stagione sono scelte rischiose, a meno che tu possa firmare, secondo me, uno come Casey, uno come Mark, uno come Vale, cioè allora lì sì che vale la pena di anticipare tutti, uno come Pecco stesso, perché anche Pecco da Ducati non può permettersi di farselo andare via, ma per praticamente tutti gli altri sarebbe bello poter aspettare dopo l'estate, ecco. Hai nominato Morbidelli, te l'avrei chiesto. Parere tuo personale, ci sarà una resurrezione nella prima metà, entro la prima metà del campionato o no? Come la vedi tu? Perché serve una resurrezione? Serve una resurrezione che sicuramente quello che è successo quest'inverno non lo aiuta ad effettuarla, quindi mi auguro proprio di sì. Lui è un ragazzo, tra l'altro anche lui l'avevo portato in MotoGP col team di Mark BDS, un ragazzo che stimo da sempre e quindi mi auguro, poi peraltro è veramente un bravo ragazzo, quindi mi auguro veramente che ce la faccia. Benissimo. Prossimo soggetto è ovviamente Ducati, Marc Márquez e tutta la questione Ducati ufficiale. Mm-hmm. Francesco è già stato confermato, è lì seduto, inchiodato, imbullonato. L'altra sella la vuole Martin. La vuole Enea. Non lo so, la vorrà Enea probabilmente, e la vorrà Mark, immagino, perché non credo lui voglia cambiare tre moto cioè ogni tre secondi. Allora io su Mark ho una mia idea che probabilmente sarà sbagliata, come anche l'altro anno quando ero convinto che non sarebbe andato via dalla Honda, però la mia sensazione è questa: lui, io dubito che possa andare in KTM per due motivi. Il primo è che, come giustamente dicevi tu, cambiare tre moto in tre anni non è facile. Sono d'accordissimo. Due, perché KTM ha già dei piloti più giovani di Mark molto forti e quindi non penso sarebbero disposti a far pazzie per avere Mark. Poi è vero che Red Bull, che lui è molto legato a Red Bull, che quindi ci potrebbe essere un interesse di un partner molto forte della KTM a far sì che Mark finisca da loro, però io non ci credo tanto. Quello che secondo me invece continuo a pensare io è che Mark si è spostato dalla Honda al team Gresini, lasciandosi comunque molto bene con la Honda e soprattutto lasciando
il suo capotecnico, a cui lui è straffezionato al punto di mettersi di traverso quando era un bambino, passava dalla Moto2 alla MotoGP e non ci fu verso di convincerlo a fargli pigliare Gabarrini. Come fai a saperlo? E io Nakamoto ci provammo in tutti i modi di dirgli che era meglio avere un capotecnico esperto di MotoGP. Lui volla a tutti i costi Santi Hernandez e non è che gli offrivamo Geppetto, eh. Gabarrini ha vinto è uno dei tecnici negli ultimi anni che ha vinto più mondiali, perché ha vinto due mondiali con Chesi e due mondiali con Pecco, quindi insomma evidentemente Christian è molto bravo. E quello che volevo dire è questo: se tu lasci una persona così fondamentale per te in onda, la mia sensazione è che lui l'ha lasciato lì per avere delle informazioni di prima mano di come la Honda sta sfruttando le concessioni. Non dimentichiamoci che Honda e Yamaha quest'anno hanno delle concessioni che ovviamente non si possono vedere all'inizio della stagione, perché durante l'inverno hanno lavorato tutti, ma adesso gli altri sono congelati e loro possono continuare a lavorare. Questo, se sono bravi, potrebbe permettergli di fare, di chiudere il gap con la Ducati e con KTM Aprilia in maniera più rapida. Quindi a me rimane da pensare che se a metà stagione la Honda dà segnali di maggior competitività evidenti, io mi rivedrei bene Mark che torna in Honda. Sai, la teoria del ritorno, benissimo. Io gli do un 50%, anche mettiamo che la penso allo stesso modo, gli do un 50%. L'altro 50% che roba è? Secondo me che rimane in Ducati e che a quel punto ci potrebbero essere due strade, o nel team ufficiale o in Pramac con una moto ufficiale e magari con la possibilità di essere più libero sulle sponsorizzazioni. Una stupidata, nella Ducati ufficiale un accordo con la Monster in questo momento è molto legata a Ducati anche nel motocross e tutto, e lui è Red Bull da una vita. Sembrano quelle stupidate che però per un pilota, perché poi Red Bull sono molto bravi a trattare molto bene i loro piloti, i loro testimonial, e quindi li fanno sentire veramente parte della loro famiglia, gli fanno fare delle robe divertenti, li trattano, sono molto bravi nella gestione, d'altronde fanno pratica, vendono bibite, ma in realtà fanno quello poi di mestiere, sono veramente bravissimi. E io ricordo per esempio Dani, quando si è ritirato, aveva parlato con Yamaha, ma avrebbe dovuto lasciare Red Bull e già era convinto di ritirarsi, e alla fine quello fu uno dei motivi per cui non andò. Ha senso. In un Ducati ufficiale personalmente non lo vedo tanto. Quindi a quel punto Martin potrebbe essere l'altro candidato, oppure Martin si è già stufato e lui è già un paio d'anni che dice ciao. Però, bisogna sempre vedere le alternative, perché Martin potrebbe essere interessante, poniamo, per la Honda. Però io, secondo me, prima di dire sì alla Honda, aspettare di vedere se la Ducati non mi piglia. Peraltro io personalmente, fossi in Ducati, se stiamo a vedere quello che ha fatto negli ultimi anni Martin, come si dice, io fossi in loro piglierei Martin, perché comunque uno che dopo Pecco è da un paio d'anni che ha dimostrato di essere il più forte. Si è capito se nel nuovo regolamento 2026-7 ci sarà per forza una riduzione dell'aerodinamica, oppure chiacchiere e basta, potrebbe esserci un incremento e magari gli mettono altre due ruote e un alettone più grosso? Cioè, si sa già o non si sa ancora? Ufficialmente non si sa ancora, l'unica voce che girano è che l'intenzione di Dorna è quella di diminuire l'aerodinamica e probabilmente abolire gli abbassatori. Pare che ormai siano giunti a un accordo sulla diminuzione di cilindrata 850 anziché 1000, per il resto credo siano ancora in grandi, perché la cosa più importante da definire in fretta è la capacità del motore, perché lì vuol dire rifare un motore, ci vuole un po' di tempo. Ridurre l'aerodinamica o togliere gli abbassatori, cioè togliere gli abbassatori in teoria lo puoi fare anche da un giorno all'altro. Ultima: fra quanto vince una gara Mark Marquez? Quando è Austin?